rivolgiamo, ecco, la domanda e soprattutto una prima riflessione appunto sui mercati al nostro ospite di questo spazio, ovvero Andrea Ropa, giornalista di QN, che tratta naturalmente di economia e lavoro. Benvenuto, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Ecco Andrea, prudenza, abbiamo detto giusto ancora la parola chiave, perché sì, si parla insomma sempre più frequentemente in questi giorni, in queste ore. Abbiamo visto ieri anche la telefonata tra Putin e Draghi di una soluzione diplomatica del conflitto, però Zelensky dice: io non mi fido affatto. Certamente, direi che sì, la parola prudenza in un caso come questo va abbinata alla parola scetticismo. Soprattutto da parte dei mercati internazionali, insomma, perché l'accavallarsi delle notizie giorno dopo giorno sono in qualche modo anche contraddittorie tra di loro. Ci sono giorni in cui si aprono degli spiragli positivi per quello che riguarda questa terribile vicenda di guerra tra Russia e Ucraina, e altri giorni in cui invece magari questi spiragli che il giorno precedente si erano aperti vengono richiusi ed arrivano altrettante secchiate di acqua gelata dopo magari delle aperture che fanno ben sperare. E questo naturalmente è lo scenario peggiore per quello che riguarda i mercati finanziari, che come sappiamo, se sono allergici a qualcosa, sono allergici all'insicurezza, per cui ovviamente questo alternarsi di percezioni positive e negative non possono fare che creare una situazione di scetticismo, di preoccupazione, e nella migliore delle ipotesi, come dicevi tu prima, di prudenza da parte degli investitori internazionali. Ecco, però abbiamo visto al contempo, sì, è vero, appunto come hai sottolineato tu, che ci sono delle giornate, insomma, che fanno segnalare dei numeri positivi, con un'alternanza invece di numeri negativi, ma non dei grandissimi scossoni come all'inizio del conflitto, ormai appunto passato insomma un mese. Quindi possiamo dire che in un certo senso i mercati, anche se è una parola un po' brutta, si stanno abituando ormai, ecco, a questa situazione, anche a una catastrofe come la guerra. Certo, questo fa parte dell'essenza stessa dei mercati. Sì. I mercati si abituano a tutto sostanzialmente, sì. Soprattutto i mercati scontano degli scenari che sono in qualche modo prefigurabili per il futuro. Quindi evidentemente non ci sono, per quello che riguarda il futuro, delle indicazioni di carattere catastrofico, anzi ci sono delle fondate speranze che si possa arrivare abbastanza presto a un cessate il fuoco, ma questo è francamente molto difficile da dire, per cui in questo momento i mercati si concentrano sicuramente sulle indicazioni che vengono dalla crisi russo-ucraina, ma cominciano a prendere in considerazione anche una serie di altri fattori che sono assolutamente preoccupanti, tipo l'accendersi della spirale inflattiva, che è sempre più virulenta in Europa. Abbiamo visto i dati di ieri, ecco, soprattutto di Spagna e di Germania, che sono davvero davvero impressionanti. Spagna più 10%, bravissimo, Germania più 7,3%. E quindi voglio dire, quello che vorrei significare è che in questo momento, al di là della preoccupazione sull'andamento del conflitto russo-ucraino, i mercati cominciano ad avere delle fondate preoccupazioni per quello che riguarda alcune delle conseguenze di questa crisi, che sono prima di tutto le conseguenze di carattere energetico, che si riverberano evidentemente sui parametri fondamentali della congiuntura, primo fra tutti l'inflazione. Un paese come la Spagna con il 10% di inflazione significa tornare indietro di 20 anni, quando questo era il pericolo numero uno delle economie occidentali. E questo è davvero preoccupante, anche perché questo è un trend che è nato negli Stati Uniti, che è nato anche in Italia, perché no, anche se magari con percentuali leggermente inferiori, ma che nel tempo porta indiscutibilmente a corrodere il potere d'acquisto dei salari, e questo, certo, evidentemente impatta sulle tasche di ciascuno di noi. Assolutamente, sì. E infatti, ecco, io ti volevo proprio portare lì, ma tu mi hai anticipato, cioè al commento insomma di questo dato dell'inflazione della Spagna, 9,8%, un balzo così addirittura non si verificava dall'85, e oggi aspettiamo quello sull'Italia. Dovrebbe essere naturalmente inferiore, ma come dicevi tu, nessun paese europeo sta scampando insomma questa ondata inflattiva. Io ti chiedo, ecco, secondo te questa superinflazione quanto durerà, cioè quanto ci metteremo
riusciremo a ritornare ai livelli pre-Covid, pre-conflitto, e soprattutto quale sarà la reazione poi delle banche centrali di fronte a questo fenomeno, perché abbiamo visto insomma che negli Stati Uniti c'è stato già un indirizzo insomma di un certo tipo molto più hawkish. In questo momento invece, fino ad ora, la Banca Centrale Europea è stata un po' più dovish, ha avuto un atteggiamento un po' più da colomba, ma forse è il momento di cambiare il trend. Sì, effettivamente si sono differenziate le due grandi banche centrali, cioè quella europea più accomodante, quella degli Stati Uniti invece più decisa, ha già operato un aumento del tasso dei tassi di interesse, e un altro lo farà presumibilmente in maggio, ma dovrebbero essere 6 alla fine del 2022. Quindi comunque già negli Stati Uniti la Fed ha deciso che il trend di taglio dei tassi, proprio in funzione antinflattiva, sia già in qualche modo in atto. Discorso un po' diverso per quello che riguarda l'Europa, anche perché l'Europa è un pochettino più alla finestra, e anche perché il conflitto in atto riguarda gioco forza più l'Europa di quanto non riguardi gli Stati Uniti, ma credo che alla lunga, almeno nella seconda parte dell'anno, questo tipo di trend possa interessare senz'altro anche la Banca Centrale Europea, anche alla luce del fatto che le inflazioni dei vari paesi, oggi vedremo quella italiana, ma non aspettiamoci tanto meglio della Germania, insomma, risalgono, e soprattutto cadono le previsioni che erano molto positive per quello che riguarda la congiuntura. Noi come Italia, per esempio, nel primo trimestre del 2022 finiremo per chiudere in un sostanziale pareggio, quando invece era in atto una forte ripresa già per tutto il 2021, che ci avrebbe dovuto entro il 2022 portare a recuperare per intero quello che si era l'8,9% di PIL che si era perduto. Ecco, Andrea, noi abbiamo preparato proprio a questo proposito, per quanto riguarda il PIL, un cartello proprio, ecco, andando a mostrare, ecco, no, l'altro cartello, questo poi lo vedremo dopo sulle prospettive, eccolo qua, con appunto le previsioni per il 2022 e la revisione al ribasso sia di JP Morgan, di Prometea e di Fitch, le revisioni appunto di -1,3, -1,6%, quindi insomma un impatto negativo sulla crescita del nostro paese, numeri che vanno visti a ribasso. E attenzione, perché venerdì tra l'altro è atteso anche l'aggiornamento del rating Moody's sull'Italia. Attualmente l'agenzia classifica il nostro paese a livello BAA3, che è appena un notch sopra il livello speculativo. A questo punto ti chiedo: dobbiamo attenderci un declassamento, e quanto sarebbe penalizzante per il nostro paese? Ma non c'è dubbio che, soprattutto vedendo queste previsioni che ripeto ribassano, nella migliore delle ipotesi quella di JP Morgan di 3,5 punti, nella peggiore addirittura di quasi 4,5 punti quella di Fitch, sì, ribassano le previsioni di un PIL che doveva essere comunque fortemente positivo per il 2022, che invece finiscono di nuovo per andare in territorio negativo. E questo, ripeto, dopo il biennio della pandemia per noi sarebbe veramente un disastro. È inevitabile che queste previsioni negative si riverberino sui rating, e quindi è assolutamente possibile che vi possa essere un downgrade, o se non un downgrade magari un segnale negativo da parte delle agenzie di rating. Ma questo, ripeto, sono le previsioni congiunturali che lo fanno, non sono tanto non è tanto la malizia delle agenzie di rating quanto le previsioni congiunturali, che appunto scontano un forte peggioramento, insomma, certo, nel giro di pochi mesi. Insomma, questo doveva essere un anno che completava la nostra ripresa, eravamo tornati ad essere la locomotiva d'Europa dopo decenni, e invece purtroppo questa secchiata d'acqua gelata ci sta portando dei forti problemi, e sicuramente anche sul piano del rating internazionale questo peserà. Ecco, hai giustamente sottolineato, insomma, questi numeri, appunto queste revisioni al ribasso pesano sul rating, e mi domando, ecco, se pesano anche sui soldi del PNRR, perché abbiamo visto insomma che negli ultimi giorni c'è stata proprio la visita dei commissari per verificare se in sostanza l'Italia sta facendo i compiti e se nuove tranche appunto di soldi dall'Unione Europea arriveranno o meno, se ce li meriteremo o meno. Ecco, secondo te questa gestione come verrà gestita dal nostro paese? C'è un pericolo per quanto riguarda i soldi della PNRR?
Allora, il pericolo dal punto di vista formale esiste, tuttavia le rassicurazioni da parte del governo sono che questa situazione di carattere congiunturale dovuta anche e soprattutto a fattori esterni non dovrebbero in nessun caso confliggere con l'applicazione del PNRR. È sicuramente però un dato di fatto che l'aumentare dei prezzi delle materie prime possono portare delle conseguenze anche sull'applicazione precisa del PNRR, perché molte delle opere in esso previste verranno a costare di più e quindi probabilmente ci saranno degli scostamenti e quindi ci sarà qualche problema di aggiustamento dei conti per quello che riguarda l'applicazione precisa del calendario del PNRR. In questo momento però dobbiamo stare con le rassicurazioni da parte del governo e dei ministri economici che garantiscono come il PNR sia scevro, sia altro rispetto all'andamento della congiuntura e che quindi l'applicazione del PNR non dovrebbe in qualche modo subire delle soluzioni di continuità o comunque o in ogni caso dei rallentamenti. Sarebbe davvero un disastro se anche questa storica occasione per il nostro paese, visto quasi 250 miliardi che ci pioveranno dall'Europa, se anche questa storica occasione non dovesse essere colta dal nostro paese, allora sì, davvero che sarebbero guai, insomma. Sì, sarebbe insomma una batosta piuttosto pesante. Sì, oltre a quella che stiamo già subendo, perché insomma Certo, stiamo certo. pagando delle bollette della luce dell'83% superiore rispetto a quelle che pagavamo l'anno scorso, per cui credo che siamo già in una situazione non Di, proprio idilliaca da questo no, eh no, punto di vista. di difficoltà assolutamente. Tu hai parlato, ecco, utilizzando una metafora, insomma, che in economia spesso viene usata, quella di locomotiva economica, insomma, di Europa. Un ruolo che l'Italia appunto avrebbe voluto prendere, o che stava prendendo, insomma, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, a scapito della Germania, che da sempre, insomma, ha trascinato l'economia europea. E Germania, che in questo momento non se la sta passando affatto bene. Abbiamo sentito, abbiamo visto le dichiarazioni del primo ministro dell'economia tedesco, che ha parlato del primo early warning. Che cosa significa? Il primo avviso che riguarda appunto le possibili emergenze legate alle forniture di gas della Russia. Sappiamo che tra Germania e Russia c'è una forte interdipendenza per quanto riguarda il gas. Ti chiedo, ecco, dobbiamo preoccuparci in vista del prossimo inverno? Dobbiamo temere, ecco, di passare un inverno al freddo come non capita ormai da 70 anni, una cosa a cui assolutamente non saremo più abituati, tra l'altro. Allora andiamo per gradi. Sì. Per quello che riguarda la Germania, sicuramente sì, la Germania è in un periodo di difficoltà. La transizione fra la storica cancelliera Angela Merkel e il nuovo cancelliere non è avvenuta in un periodo particolarmente felice per l'economia tedesca, che in qualche modo rallenta. La prova l'abbiamo avuto ieri, soprattutto in riferimento a quello che dicevi tu prima del gas, l'abbiamo avuto ieri quando la Germania è stato il primo paese che a fronte di possibili buone notizie sul tavolo negoziale fra Russia e Ucraina, la Germania per prima ha parlato di possibilità di poter in qualche modo ridurre le sanzioni proprio in funzione di evitare il rischio di cui parlavamo prima, cioè l'early warning, cioè il fatto di poter in qualche modo passare un inverno al freddo. Allora, l'inverno al freddo in ogni caso sarebbe il prossimo, non questo che ormai Certo, è certo. terminato. E il problema è andare a ripristinare delle scorte che sono importanti, si parla di miliardi di metri cubi di gas che sono da ripristinare evidentemente nel corso della stagione primaverile ed estiva e che vanno fatte prima possibile. Quindi più si protrae la crisi russo-ucraina e più sarà difficile ripristinare queste scorte, soprattutto ripristinarle a un prezzo di mercato in qualche modo, non dico vantaggioso, ma equo, in cosa che in questo momento il prezzo equo non è, perché sono in atto chiaramente delle speculazioni Chiaro. notevoli sul prezzo del gas. Quindi sicuramente il rischio c'è, almeno dal punto di vista teorico, però evidentemente è un rischio legato anche all'evolversi di una crisi della quale non sappiamo domani come potrà evolvere. È importante da questo punto di vista il segnale che hanno mandato gli Stati Uniti, che rinunciando, già per esempio annunciato nella giornata di ieri, rinunciando a 1 milione di barili al giorno di scorte Sì. strategiche, ha immesso sul mercato petrolifero una forte quantità di greggio, determinando
un congruo abbassamento del prezzo, che ovviamente il prezzo non è rientrato a quello di pre-crisi, diciamo così, ma comunque ha subito un buon abbassamento, così come per la prima volta ha subito un certo tipo di abbassamento anche il prezzo del gas al mercato di Amsterdam già ieri. Oggi si compra a 110 euro, che è un valore ancora molto alto, ma non così alto come i picchi dei giorni scorsi. In qualche modo lo abbiamo visto anche dalle bollette, che ieri hanno dato per la prima volta un segnale di discontinuità rispetto agli aumenti dell'ultimo anno, con meno 10% previsto ad aprile. Cosa significa questo? Significa che in qualche modo anche i mercati energetici stanno reagendo a questo shock, ed è probabile che questo early warning rimanga semplicemente un campanello d'allarme, magari così, che suona, e che magari, come dire, la prospettiva di un inverno al freddo non sia così realistica come parrebbe, insomma, almeno ce lo auguriamo. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poterci approvvigionare di energia senza rischiare di passare un inverno al freddo. Certo, l'avvertimento della Germania ci può stare, ma è un avvertimento che, cioè, di un evento del genere ha parlato anche il nostro Premier Draghi, che non più tardi di qualche settimana fa ha parlato appunto della possibilità di, ha citato il verbo razionare, ha parlato, sì, di razionamenti, sia, certo, in termini energetici, certo, e anche in altri termini. Quindi, sì, quando, sì, si parla di razionamenti, si parla di un'economia di guerra. Cioè, assolutamente. Queste sono parole che risuonano quando si è in guerra, evidentemente. Sono termini preoccupanti che speriamo di non dover ricorrere da qua all'inverno prossimo, insomma. No, certamente, anche perché una considerazione, insomma, personale, mi permetto, insomma, ben diverse sono queste generazioni rispetto a quelle che il freddo e i razionamenti l'hanno effettivamente sperimentati, per cui andiamo in crisi solo magari perché appunto la batteria del cellulare per un'ora è KO e non riusciamo a metterci in comunicazione. Non oso immaginare, insomma, le giovani generazioni cosa potrebbero patire nel caso di razionamenti, di economia di guerra. Speriamo, insomma, di non dover affrontare questo scenario. Invece, ecco, io ti volevo mostrare, l'abbiamo vista prima, la seconda grafica che avevamo preparato, che riguarda le prospettive sull'Europa e che abbiamo ricavato, eccolo qua, attraverso un sondaggio, perché è molto interessante, insomma, di verificare, insomma, la tendenza degli italiani ad auspicare una maggiore integrazione degli stati membri, anche se questa situazione sta facendo emergere le diverse necessità che hanno gli stati europei. Però attenzione, perché questi numeri ci dicono esattamente il contrario, cioè che le percentuali rispetto appunto al sondaggio del sovranismo sono nettamente diminuite. Nel 2019 si pensava appunto ad una percentuale di sovranismo del 63%, calata nel 2022 al 54%, invece sale contemporaneamente la percezione dell'integrazione europea, si è passati dal 37% del 2019 al 46% del 2022. Che cosa significa, in soldoni? Che secondo gli italiani, ecco, questa situazione di gravi crisi internazionale sta determinando un aumento dell'integrazione tra i paesi europei. Ma ti chiedo, è effettivamente così o è solo una percezione, oppure in realtà i paesi europei, la Germania, l'Italia, la Francia, hanno degli interessi troppo diversi perché questa integrazione effettivamente si realizzi? Ma guarda, le cifre parlano piuttosto chiaro, no? Vediamo che il 2019, il 2020 e il 2021 offrono delle percentuali sostanzialmente analoghe, mentre invece per quello che riguarda il 2022 c'è un picco, sì, per quello che riguarda l'integrazione, quindi una diminuzione del fenomeno del sovranismo, che è stato, come dire, che è stato un fenomeno importante negli anni precedenti. Questo significa che evidentemente la crisi che ha permeato di sé tutto questa prima parte del 2022 ha molto impattato sull'opinione pubblica, sugli italiani, appunto, che credono, e da questo punto di vista sono d'accordo, che l'Europa possa essere una forma di antidoto ai venti freddissimi della congiuntura, che cominciano sicuramente a soffiare ogni qualvolta ci sono delle crisi internazionali. Cioè, abbiamo visto che quando vi sono delle tensioni
di carattere internazionale come quello della crisi, il rifugio in un'alleanza solida, strategica, in un mercato grande, importante come il mercato europeo, è qualcosa che rassicura sicuramente i cittadini e le imprese dei paesi comunitari. Poi certo la Francia ha delle esigenze divergenti rispetto a quelle della Germania e dell'Italia, se non altro perché ha fatto delle scelte di carattere energetico diverse sul nucleare rispetto alla Germania e all'Italia, ma i cittadini e io con loro sono convinti che se prese tutti insieme, le scelte economiche possono avere una valenza maggiore in funzione di contrasto nei confronti di shock dovuti a crisi esterne come appunto la crisi russo-ucraina. Questo, secondo a mio avviso, è la spiegazione di un'impennata forte, ampia del 10% di coloro che pensano che l'integrazione europea possa a questo punto dare buona prova di sé, come sicuramente non ha fatto negli anni precedenti. Abbiamo vissuto almeno un quinquennio, ma forse più, di profonda crisi delle istituzioni europee che abbiamo visto incapaci di reagire alle crisi ordinarie, forse anche in maniera un po' confusa alla pandemia e quant'altro, mentre invece dobbiamo in qualche modo osservare come a differenza delle previsioni di Putin, l'Europa si sia presentata in maniera abbastanza credibile sul tavolo di gestione della crisi russo-ucraina. Quindi da questo punto di vista, secondo me, tutti insieme, un mercato con 500 milioni di consumatori come il mercato europeo può dire la sua, e quindi credo che l'integrazione da questo punto di vista possa essere qualcosa che rassicura, ripeto, rispetto a grandi crisi internazionali che se gli stati avessero affrontato ciascuno per conto proprio sarebbero stati completamente travolti. Certo, assolutamente. Di fronte insomma a queste grandi crisi, ovviamente, ecco, la collaborazione e l'integrazione sono decisive, perché sennò altrimenti appunto affrontare così un conflitto nel cuore dell'Europa, ancora divisi e separati, sarebbe stato davvero ferale insomma per la nostra situazione. Andrea, io ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, per la tua analisi molto precisa, e ti do appuntamento prossimamente sempre qui sulle Fonti. Io ringrazio voi, è stato un piacere come sempre, buona giornata. Grazie.